Salve a tutti studenti e ben ritrovati ad una nuova lezione. Mi scuso in anticipo se sentite suoni in sottofondo, ma è perché sto tenendo il balcone aperto dato che fa un caldo mostruoso e io veramente non ce la faccio, non ho condizionatori, non ho nulla. L'unico modo che ho per rinfrescarmi è il vento naturale. Nella scorsa lezione avevamo parlato della sinergia di squadra e di come sono fatte le core, ovvero queste accoppiate, questo gruppo di Pokémon che riescono a tenere una buona sinergia tra di loro. Oggi terremo la nostra penultima lezione. Sì ragazzi, ormai siamo quasi giunti al termine ed entreremo nel vivo della battaglia ed analizzeremo come è diviso il tempo. Che cosa significa? Ve lo spiego subito. In molti giochi di ruolo, soprattutto in quelli a turni come ad esempio i Pokémon, il tempo oppure le tempistiche di una battaglia sono divise in tre parti. Early game, ovvero quando il gioco è appena iniziato. Mid game, ovvero quando è nel vivo nella battaglia, cioè nel mezzo. E late game, ovvero quando il gioco è quasi giunto al termine. È molto importante conoscere queste tre parti e anche come funzionano nei giochi Pokémon, dato che anche in fase di team building è molto importante conoscere quale Pokémon usare in un determinato momento della battaglia e quale in un altro. Partiamo quindi dall'early game. L'early game è la fase iniziale della battaglia, ovvero quando le due squadre iniziano a dare il via alla propria tattica. Solitamente in una squadra non si decide un leader fisso, ovvero un Pokémon che deve entrare sempre in qualsiasi battaglia all'inizio della partita, dato che sempre nelle battaglie esiste la preview delle squadre, ovvero prima della battaglia si vede quali Pokémon ha l'avversario e quindi si decide di conseguenza quale usare per primo. Quindi l'early game può andare in qualsiasi modo, tuttavia è terreno fertile per i setter, ovvero quei Pokémon che settano una particolare condizione, come per esempio mettono le Triazas, mettono il Vesto, Schermoluce, eccetera eccetera. Questo viene fatto in early game dato che solitamente dall'inizio della partita queste particolari condizioni devono esserci per fare in modo che la tattica della squadra funzioni al meglio. Può anche capitare, e non è raro, che in early games possono trovare degli sweeper. Sono sweeper che hanno il compito di far fuori il prima possibile quanti più Pokémon avversari. Sweeper da early game abbastanza famosi sono Bellidrum, Azumarill oppure Deoxys Velocità. E il perché di questi Pokémon si trovino quasi sempre in early game ve lo spiegherò dopo. Adesso passiamo al mid game. Il mid game è la parte più difficile di tutta la partita, dato che in mid game succede di tutto. Possono esserci sweep, revenge kill, possono esserci alterazioni di stato, possono esserci qualsiasi cosa. Sta tutto nell'abilità del giocatore, del saper fare lo switch giusto, la mossa giusta, il giusto predict, guadagnare il giusto momentum, dare la giusta alterazione di stato, scegliere bene le proprie mosse per poter uscire vincitori dal mid game. E purtroppo non posso darvi consigli nel mid game, dato che, proprio come ho appena detto, è veramente difficile. Passiamo quindi al late game. Il late game è la parte finale del gioco. Se si riesce ad uscire vincitori dal mid game, il late game risulterà essere molto facile, dato che riguarda soltanto lo sweep finale degli ultimi Pokémon rimasti all'avversario. E qui in late game vanno degli sweeper precisi, detti anche cleaner, che hanno il compito appunto di pulire i residui rimasti della squadra avversaria. Ma comunque in late game va bene qualsiasi sweeper principale della squadra, ovvero sul quale si è buildato il team, oppure la core. Anche se comunque non tutte le core vanno in late game, sono core che possono andare anche in mid game, come per esempio le core prettamente difensive. Adesso, come si fa a capire un Pokémon come può andare bene se in early game, in mid game o in late game? Allora, come ho già detto, in early game può entrare qualsiasi Pokémon, dipende tutto dalla preview della squadra. Ma, come ho già spiegato prima, è il terreno fertile per i setter, quindi può andare bene un Pokémon che piazzi le Entryazas, come Ferrothorn o Skarmory. Può andare bene uno screener come Espeon. Scusate, Sta via. Via. Bravo. Qui entrano mostri, animali feroci in questa casa.
Dicevamo, Pokémon che piazzano un determinato cambio meteorologico come Tyranitar o Politoed, oppure appunto Sweeper da early game come Bellitrum, Azumarill e Deoxys Velocità. Perché questi Pokémon proprio in early game? Semplicissimo, perché sono molto fragili. Bellitrum, Azumarill funziona così. Entra in campo, usa Bellitrum, ovvero mossa che gli permette di massimizzare l'attacco e quindi portarlo a un livello di più 6 di boost e quindi sweepare subito l'avversario. Qual è lo svantaggio di questo Pokémon? Bellitrum ha il malus di dimezzare i PS massimi. Questo viene in parte attenuato dalla presenza dello strumento Baccacedro, che gli permette di recuperare un po' di PS, ma comunque è una cosa che può usare solo una volta, quindi da lì in poi Azumarill non può fare altro che colpire sempre l'avversario finché non crepa. Proprio per questo in mid game può risultare molto faticoso, dato che essendo terreno fertile di alterazioni di stato, di revenge kill, eccetera, Azumarill può fare assolutamente nulla. Già Deoxys Velocità può andare meglio, ma comunque è un Pokémon molto fragile, quindi è facile cadere preda di molti revenge kill, come Talonflame o Bisharp. I Pokémon da mid game sono tutti, tranne appunto alcuni sweeper da early game, oppure alcuni sweeper da late game. Ma proprio perché in mid game può succedere di tutto, va bene qualsiasi Pokémon. Ci vuoi mettere degli sweeper, ci puoi mettere dei revenge killer, dei wall annoyer, qualsiasi Pokémon va bene. Mentre appunto in late game è preferito tenere Pokémon che hanno il compito di sweepare gli ultimi Pokémon rimasti avversari. Bene, la lezione può anche concludersi qua. Vi lascio con i compiti per casa. Vi do 3 Pokémon: Breloom, Cloyster e Zapdos. E vi metto anche i relativi set. Molto probabilmente mi copriranno del tutto, dato che vi devo far vedere bene. Voglio sapere questi Pokémon in quale momento della partita vanno meglio. Ovviamente ricordatevi che ogni Pokémon può andare anche in diversi momenti della partita, non solo in uno. Quindi come al solito pensateci su e rispondete. Bene, la lezione termina qua. Vi ricordo, come al solito, il tasto mi piace, il tasto iscriviti, il tasto condividi. Che palle, lo so. Se non ve lo ricordo, poi voi vi scordate. Se vi scordate, cavoli vostri. E poi per tutti gli aggiornamenti trovate pagina Facebook, Google+, Twitter in descrizione. Benissimo, come vi ho già detto, questa è la penultima lezione, quindi la prossima sarà l'ultima. È incredibile che ormai siamo già giunti alla conclusione di questo nostro viaggio. Ragazzi, io già vi ringrazio in anticipo per l'incredibile supporto e affetto che mi avete dato in questo periodo, che in parte mi aspettavo. Però in parte mi ha sorpreso molto i vostri commenti molto generosi, molto affettuosi, veramente. Grazie. Grazie di tutto. Quindi ormai a me non resta altro che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima lezione, che sarà purtroppo anche l'ultima, e quindi ciao a tutti.